l'artrite idiopatica giovanile è la patologia reumatica cronica più frequente in età pediatrica e una delle patologie croniche più frequente in assoluto. Come dice il nome, artrite significa infiammazione delle articolazioni. Questa è una forma che si presenta a qualunque età, anche in bambini molto piccoli, e non ha una causa nota, infatti si chiama idiopatica. I segni e i sintomi all'esordio sono variabili. Il sintomo dolore può essere presente, ma spesso manca o non è l'unico sintomo. Più frequenti, soprattutto nella giovane età, nei bambini piccoli, sono segni o sintomi di risparmio articolare, cioè qualora la malattia tocchi un'articolazione degli arti inferiori, una rigidità o una zoppia, qualora tocchi gli arti superiori, un impaccio motorio. Una volta che il medico ha verificato la presenza di artrite per più di un mese e mezzo continuativamente e ha escluso una delle tantissime forme che possono dare artrite in età pediatrica, potrà confermare la diagnosi e procedere in questo caso ai trattamenti che si possono differenziare a seconda del tipo di malattia. Molto spesso i genitori mi chiedono: ma potrà guarire di questa malattia? In realtà purtroppo il termine di guarigione è un termine improprio per una patologia come l'artrite idiopatica giovanile. Infatti si tratta di una forma idiopatica e cronica per la quale la guarigione non è sempre possibile. Possiamo però oggi, soprattutto con i nuovi trattamenti, parlare di remissione, cioè di assenza completa di segni e sintomi. Qualora questa remissione sia poi accompagnata da una sospensione dei farmaci che noi utilizziamo, il soggetto, il bambino, il ragazzo, l'adolescente, potrà trovarsi in uno stato totalmente asintomatico, cioè di perfetto benessere, senza sintomi, senza farmaci, e a questo punto noi potremo parlare di una remissione duratura senza farmaci che, qualora questa duri tutta la vita, corrisponderà a una guarigione.